Buongiorno a tutti, oggi siamo con la dottoressa Alba Malara, che è un medico geriatra e direttore sanitario di varie strutture residenziali e nonché presidente della fondazione Anaste Humanitas, che vabbè, ce lo spiegherà poi lei esattamente che cos'è, così conosceremo meglio sia lei sia la sua attività, sia come anche questa attività in qualche maniera può interagire con lo shiatsu. Noi quest'anno la nostra settimana dello shiatsu è stata dedicata soprattutto al tema del contatto, un tema che è molto importante in questo periodo perché, come ha notato una valente ricercatrice italiana che lavora in Svezia, proprio questa mancanza di contatto ha creato dei problemi di tipo sociale, di tipo caratteriale, di tipo personale, qualcosa che ci è mancata e che attraverso lo shiatsu potremmo anche recuperare. Volevo chiedere, per cominciare, alla dottoressa Malara, lei ha un'esperienza con lo shiatsu, perché proprio c'è stato un periodo in cui stata fatta un esperimento o qualcosa del genere. Ce lo spiega lei direttamente, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione. Un sentito ringraziamento sia a Nadia Simonato che al presidente Renato Zaffina per questo invito. Sì, io ho incontrato, ho avuto veramente la fortuna, grazie proprio al vostro presidente, professore Zaffina, di incontrare il metodo Shiatsu in un periodo tra l'altro abbastanza particolare, quello di alcuni anni fa dell'evoluzione dell'assistenza residenziale. Ed in realtà abbiamo potuto piacevolmente ritrovare una comunione di intenti estremamente innovativi. L'assistenza residenziale è un tipo di assistenza tipicamente di natura olistica che persegue un approccio di tipo multidisciplinare e multidimensionale. È la possibilità di entrare in contatto, in relazione attraverso proprio il contatto con i nostri pazienti, il paziente anziano, il paziente particolare, è una persona particolare con dei connotati specifici, ha rappresentato veramente un momento di grande importanza, sia come equipe multidisciplinare e quindi come sviluppo, come crescita professionale, di perfezionamento, di qualificazione assistenziale, sia nel facilitare appunto la relazione con una tipologia tipica, un tipo particolare di ricevente, che appunto è l'anziano residenziale, un anziano che è affetto da multimorbidità, politerapia, gravi e severe stato di disabilità, e spesso e volentieri, anzi la maggior parte dei nostri pazienti sono anche affetti da deficit cognitivi più o meno gravi. E allora, laddove la parola, la comunicazione verbale non poteva permetterci di entrare in relazione o comunque di stabilire una relazione solida ed efficace per poter promuovere il benessere, ecco che lo shiatsu è riuscito a farlo. Abbiamo condotto insieme al presidente Zaffina qualche anno fa degli incontri di formazione con tutta l'equipe multidisciplinare che opera regolarmente nelle strutture residenziali. Parlo di diverse professionalità, non soltanto medici infermieri, ma soprattutto psicologi, fisioterapisti, educatori professionali, operatori sociosanitari, persone quindi che utilizzano il tatto per entrare in relazione, ma ecco, questa è stata forse la grande conquista, e cioè tutto ciò che veniva utilizzato e che era uno strumento per svolgere le nostre pratiche assistenziali quotidiane attraverso proprio il tatto, grazie a questa innovazione culturale, che poi sono sicuramente i passi più difficili da raggiungere, e con l'acquisizione di una consapevolezza nuova, e cioè che attraverso il contatto e il tatto era possibile innescare un meccanismo che portava benessere ai nostri pazienti, ecco che dall'unione di questi due aspetti siamo riusciti ad ottimizzare ed a Interessante qualificare meglio. questa cosa che dice a portare benessere
a questi pazienti. Ecco, sì. Come potevate verificare questo benessere? Quali erano i segnali che potevate cogliere? Sì, allora noi abbiamo lavorato su due dimensioni, diciamo, una un po' più generale, una invece specifica, nel tentativo appunto di estrarre dei dati che potessero in qualche modo confermare l'efficacia della metodica. Quindi abbiamo fatto uno studio pilota in una delle strutture residenziali, nell'RSA Villa Elisabetta di Cortale, e abbiamo arruolato un gruppo di pazienti affetti da demenza. Noi utilizziamo tutta una serie di strumenti multidimensionali per inquadrare bene i nostri pazienti, ed attraverso l'utilizzo di uno strumento che si chiama Mini Mental State Examination abbiamo arruolato alcuni pazienti con un deficit severo, altri con un deficit moderato. Tenete conto che in questi pazienti le capacità comunicative attraverso il canale verbale sono veramente limitate, e la limitazione chiaramente è proporzionale alla gravità del deficit. Prima però di approcciarci a questo studio, insomma, è stato, diciamo, abbiamo avuto tutta una fase preparatoria che forse ha rappresentato sicuramente l'aspetto più interessante, quello che ha avuto maggiori risultati, cioè un percorso di formativo che ha riguardato tutta l'equipe contestualmente, perché ovviamente potessero acquisire almeno quelli che erano i principi base della metodica Shiatsu. Dopodiché abbiamo fatto una valutazione di base dei nostri pazienti, in maniera particolare noi utilizziamo delle scale osservazionali per i pazienti che non hanno capacità comunicative per valutare il livello di benessere. Sono delle scale che tengono conto delle espressioni facciali, oppure della frequenza del respiro o altri, insomma, indicatori somatici che però sono in qualche modo espressione di un benessere che è totale, che poi, insomma, è quello che è l'obiettivo che cerchiamo di raggiungere. Nel momento in cui ci approcciamo al paziente in maniera olistica, chiaramente non teniamo conto soltanto delle condizioni fisiche, ma delle condizioni psicofisiche come un unicum sul quale lavorare. E attraverso appunto questi strumenti di valutazione fatti prima e dopo l'implementazione di alcune tecniche basi, quelle della madre, della mano madre, della madre figlia, del vuoto e del pieno, ecco che abbiamo potuto appunto avere come dei risultati soddisfacenti in termini proprio di benessere e di miglioramento, quindi della qualità della nostra assistenza. Però quello che mi preme sottolineare è che al di là di questo progetto pilota, la cosa veramente importante, che io ritengo essere sicuramente quella più proficua, è stato il cambio di passo, il cambio di paradigma che si è operato all'interno delle equipe multidisciplinari. Cioè, voi pensate che soprattutto gli operatori sociosanitari mobilizzano i pazienti continuamente. I nostri pazienti sono pazienti con grave disabilità e quindi hanno bisogno di assistenza anche intensiva a volte nelle attività, per svolgere le normali attività di vita quotidiana. E allora cosa è venuto fuori? È venuto fuori che attraverso la giusta pressione, attraverso il giusto ritmo, il giusto equilibrio di uno strumento che non viene considerato come tale, che sono le mani, che vengono in contatto con il corpo, attraverso proprio il tatto, era possibile promuovere benessere. Ecco allora che un'attività assistenziale quotidiana si trasformava inevitabilmente in un intervento integrato, perché tutta l'equipe aveva sviluppato questo tipo di consapevolezza per promuovere il benessere psicofisico dei nostri pazienti. Molto interessante quello che ha detto, e anche perché lei parla in maniera molto appropriata rispetto allo Shiatsu, perché non sempre capita quando si intervista un medico, quindi questo è ancora, la rende ancora più interessante. E quindi volevo capire, avendo voi fatto queste schede di valutazione, eccetera, possiamo dire che in qualche maniera questo esperimento ha un valore di tipo scientifico anche, o no?
Sì, tra l'altro è uscito pure un abstract che abbiamo presentato qualche anno fa a uno dei congressi di geriatria della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. È stato anche pubblicato sul numero di Pro Terza Età, che è la rivista, l'organo ufficiale della NASD, dell'Associazione Nazionale Strutture Terza Età. È proprio appunto a dimostrazione dell'importanza di questa, dei risultati e della necessità. A mio avviso, di poter estendere questo tipo di formazione a quanto più equipe multidisciplinari possibili. Tra l'altro, era insomma in essere, poi abbiamo avuto il 2020 con tutto quello che ha comportato purtroppo la pandemia, la gestione della pandemia all'interno di strutture residenziali, ma il pensiero era quello di estendere questa nostra esperienza anche sul territorio nazionale, nelle altre strutture ANAST e anche nel scendere nel particolare nei pazienti in fase terminale della vita, laddove veramente la pressione e la giusta, diciamo, energia in qualche modo rappresenta veramente la differenza nel facilitare quello che è un passaggio veramente importante e che rientra anche questo, l'accompagnamento del fine vita è una delle rientra insomma, nei compiti che è nelle attività delle strutture residenziali. Quindi ecco, questo era un progetto che era in parte ecco, in fase di sviluppo e poi insomma il Covid ha un po' stravolto tutto, speriamo che possiamo di poterlo riprendere e poterlo implementare. Questo è un argomento che al di là della speranza vorrei farle approfondire, però diciamo che a questo punto il discorso va strutturato in più parti, cioè una sarebbe le case, diciamo, quelle di assistenza territoriale per anziani, hanno trovato una loro strutturazione nuova e diversa che consente di riprendere un'attività abbastanza normale dopo l'era del Covid, è la prima cosa. Poi la seconda cosa, appunto, ci spiega un po' che cos'è la NASTE, e poi alla fine, però magari io poi la sollecito perché sono tre domande in una, come pensa di poter riavviare questo discorso con lo sciopero in capo nazionale? Quindi cominciamo Ok, dalla prima. dalla prima domanda, cosa è successo nelle strutture residenziali in E quest'ultimo se anno? ora vi siete, diciamo, riorganizzati nel complesso per affrontare Allora, devo questi dire nuovi questo che sì, sicuramente durante il periodo della pandemia abbiamo dovuto implementare tutta una serie di strategie anticontagio che hanno penalizzato tantissimo il contatto, il distanziamento sociale, anche tutte quelle tecniche riabilitative, rieducative soprattutto, che vengono normalmente applicate per gestione, per la cura dei nostri pazienti, chiaramente è stata molto limitata, ma più che altro si è trasformata ed è stata adattata all'utilizzo delle misure anticontagio, quindi l'utilizzo dei guanti, ma soprattutto insomma, l'utilizzo di visiere, di mascherine. Quindi, insomma, questo chiaramente ha portato soprattutto educatori ed psicologi ad inventarsi davvero un modo diverso per non far venire meno il contatto e il conforto che deriva dal contatto ai nostri pazienti. Ma superata questa fase, adesso insomma in tutte le strutture abbiamo almeno personalmente abbiamo il 100% dei pazienti e anche del personale vaccinato e questo chiaramente ci ha consentito, anche grazie al fatto che la diffusione insomma, del virus almeno fino a qualche settimana fa era sotto controllo, adesso insomma qualche cosa purtroppo sta, ma ce l'aspettavamo per certi versi.
quindi in qualche modo non è mai mancato il contatto, però chiaramente è stato, diciamo, mutuato in altre forme più blande. Credo che già da diversi mesi ormai abbiamo comunque ripreso e ridotto in qualche modo, sempre mantenendo un'alta vigilanza e sorveglianza rispetto chiaramente a tutto ciò che può essere, possono essere i contatti a rischio, ma più che altro abbiamo anche riaperto giustamente e finalmente abbiamo potuto riaccogliere in struttura i familiari, che è stata un'assenza, credetemi, veramente difficile da portare avanti, e non abbiamo avuto grosse difficoltà a riprendere quello che c'era venuto meno, che comunque abbiamo potuto appunto riprendere ed reimpostare secondo tutto quel processo di perfezionamento e di qualificazione che avevamo condotto negli anni precedenti. E, per quanto riguarda, e quindi insomma da questo punto di vista, siamo pronti ad non tanto a riprendere, quanto perché, come dicevo, in realtà non è stato mai sospeso, è stato un po' trasformato, ma mai chiaramente, anzi rispetto a tanti altri noi abbiamo sempre avuto l'opportunità di poter assistere, di poter star vicino ai nostri pazienti, diversamente magari da altri setting assistenziali. E, dall'altra, chiaramente siamo ben contenti di poter riaprire, di poter riprendere le nostre attività a pieno regime, e questo chiaramente siamo, insomma, è già tutto quanto in essere. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, cioè che cos'è la NASTE, giusto? Sì. Allora, la NASTE è l'Associazione Nazionale Strutture e Territorio, è un'associazione di categoria ed che da qualche anno ha dato vita, attraverso una sua emanazione, alla Fondazione Anaste Humanitas, che ha lo scopo principale di svolgere delle attività di ricerca nell'ambito del settore sociosanitario e del settore sanitario puro, rivolto all'anziano. I pilastri della fondazione fondamentalmente sono tre: sono un'assistenza di qualità, ricerca in ambito residenziale e formazione del personale. La fondazione è relativamente giovane, però trae le sue origini già, si è sviluppata, diciamo, in seno ad Anaste già dal 2008, quando appunto abbiamo sviluppato innanzitutto una metodologia di ricerca condivisa attraverso in una network, una rete di strutture residenziali in Calabria, che poi abbiamo esteso a livello nazionale. Ed è proprio in Calabria che è nata questa esperienza, appunto, con lo Sciazzo, perché abbiamo partecipato ad un tavolo di partenariato insieme alla Fiseu ad un progetto di ricerca relazioni, rete azioni a favore degli anziani residenziali. Da qua è nata, insomma, l'esperienza di cui vi ho parlato prima. E chiaramente questo ci dà l'opportunità, uno degli obiettivi della fondazione è sicuramente quello di promuovere qualità di assistenza e contestualmente formazione. In questo la possibilità di poter estendere la metodologia Shiatsu, quantomeno la grande innovazione culturale che credo i principi che animano lo Shiatsu rappresentano, sia un qualcosa appunto che si debba anzi per certi versi perseguire, proprio per il grande vantaggio che se ne ha in termini di qualificazione e di perfezionamento nel percorso di cura e di conforto e di assistenza nei confronti dell'anziano fragile. Credo che è vero che la medicina, la complessità della medicina moderna è basata comunque, almeno quella occidentale, su una metodologia diciamo scientifico materialista, ha consentito una grandissima innovazione tecnologica, il controllo e la gestione di tantissime malattie
però ritengo che sia assolutamente un valore aggiunto, e lo dico da medico, quello di poter riscoprire quelle che sono, tra l'altro, e lo dobbiamo anche riconoscere, le origini della medicina in generale, perché la medicina nasce in Oriente, viene poi traslata in Occidente, dove poi acquisisce dei caratteri diversi, però la possibilità di poter coniugare, di poter integrare questi saperi ed soprattutto il vantaggio appunto che ci dà la disciplina orientale basata appunto sull'integrazione e sulla risoluzione di questo dualismo apparentemente insanabile fra mente e corpo, che è anima, lo shiatsu, credo che sia veramente un valore aggiunto e che debba avere la giusta diffusione, perché credo fermamente che possa rappresentare veramente un nuovo paradigma di care piuttosto che di to cure, e quindi insomma è importante darne voce ed coinvolgere il maggior numero possibile di equipe multidisciplinari per il settore che rappresento, ma in generale credo che veramente se ne abbia grande beneficio ed efficacia. Certo, ovviamente siamo perfettamente d'accordo su tutto questo. E volevo sottolineare anche che il concetto di contatto che è alla base della settimana dello shiatsu di quest'anno si riferisce non soltanto al contatto fisico, no? Le mani che agiscono tramite la pressione sul corpo, ma anche all'idea del contatto sia fra diverse arti per la salute, sia appunto fra discipline così antiche che però, come dire, si rinnovano sempre nella contemporaneità continuamente, e appunto il mondo più scientifico, che non sempre è aperto, perché appunto anche, come accennava lei, la strutturazione della medicina così specialistica in campi che diventano poi diversi fra di loro e che sembrano proprio impedire questo concetto di olistico in cui vedere il paziente. Ecco, questo contatto noi la settimana dello shiatsu lo vuole rimarcare, quindi mi pare come si potrebbe fare secondo lei? Allora, sicuramente iniziative ed eventi come quelli che sono promossi dalla FISIEU sono fondamentali, perché magari a volte bisogna riconoscersi in alcuni aspetti, quindi la diffusione e la divulgazione sono importanti. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter anche sperimentare concretamente, ma se non mi sbaglio, credo che almeno penso che sarà impostata più o meno forse come quella dell'anno scorso, erano previsti degli incontri anche aperti, adesso certamente con il Covid e tutto quanto sarà un po' più limitato, ma io veramente inviterei tutti quanti a fare esperienza diretta e soprattutto inviterei le persone, chi ha interesse. Allora, vede, io ho un grande vantaggio, io insomma, così come tutte le persone che operano all'interno del strutture residenziale, abbiamo un grande vantaggio, che è quella di un'impostazione che è tipicamente geriatrica e che tende di per sé, proprio come specialità, a guardare la persona nel suo insieme. E l'assistenza residenziale, che nel corso di questi anni si è sempre più specializzata ed qualificata verso un tipo di approccio person-centered, anche attraverso l'utilizzo per esempio di strumenti come l'ICF, che non vedono, che è uno strumento di valutazione dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, che è proprio basato su un concetto fondamentale, e cioè della non antitesi tra malattia e salute, ma come insomma due facce di una stessa medaglia, per cui promuovere la salute vuol dire inevitabilmente ridurre gli effetti della malattia, a prescindere da quelle che sono la causa specifica, ecco, della malattia. E questo, dicevo, quindi il vantaggio che abbiamo noi geriatri, ma anche insomma chi lavora in strutture residenziali, è quello di essere abituati ad un approccio di tipo globale, di tipo multidisciplinare, di tipo multidimensionale. Ma io
credo e ritengo che questo oggi, soprattutto perché diciamo, il Covid ha un po' in qualche modo rivoluzionato quella che era il trend anche diciamo epidemiologico degli ultimi anni, in cui le malattie cronico-degenerative in realtà avevano la grande preponderanza rispetto a quelle infettive, quindi insomma un po' ha rimaneggiato, rimescolato le carte, ma comunque grande veramente importanza hanno le malattie cronico-degenerative, laddove non è più possibile pensare ad una guarigione, quanto più o meno ad una gestione di più patologie, e il saper creare un equilibrio che possa tradursi in benessere e in un funzionamento il migliore possibile per le condizioni di salute della singola persona, credo che sia l'unica vera strada sulla quale muoversi. E in questo medicina tradizionale, medicina orientale, trovano necessariamente un punto di incontro, ma questo punto di incontro deve essere realizzato innanzitutto all'interno delle persone che esercitano quest'arte, perché se non c'è questa visione, diciamo, unitaria, è chiaro che poi diventa difficile saperla applicare. Per cui ritengo che è l'invito che faccio a tutti coloro che hanno interesse veramente, che si occupano di salute e che hanno interesse a migliorare lo stato di salute delle persone che assistono, è quello di provare ad indurre e a provare, insomma, questa innovazione culturale, che fondamentalmente è un modo diverso di pensare. Cominciamo da qui, cominciamo a cambiare il pensiero, cambiando il pensiero magari riusciamo anche ad ottenere poi gli effetti che ci aspettiamo in termini veramente di salute, quindi cominciare a pensare appunto non alla malattia o alle malattie, ma alla persona con diverse situazioni, cercare di promuovere la salute piuttosto che curare malattie che sappiamo già essere malattie, insomma, degenerativo-croniche, utilizzando sicuramente gli strumenti eccezionali che la medicina moderna ci mette a disposizione, ma che questi non diventino però sostitutivi di un rapporto empatico, che è il primo atto è quello della relazione, del contatto empatico, è quello dello scambio energetico tra l'operatore e ricevente, tra il medico e il proprio paziente. Esatto. Se dimentichiamo questo, chiaramente non possiamo sperare di avere grossi risultati in termini di salute. E oggi devo dire è molto conosciuta, è molto diffusa, oltre insomma che l'epigenetica è molto studiata, ma anche la PNEI, la psico-neuro-endocrino-immunologia, che dimostra proprio in maniera scientifica e precisa come il giusto tocco, la relazione, la comunicazione corretta, il pensiero positivo possono influenzare la biologia e l'organismo di ciascuno di noi. Allora, sono strumenti che ci devono appartenere, a prescindere poi dall'applicazione che ne facciamo. Quindi io credo che è un evento importante come quello che insomma si sta organizzando, della settimana dedicata allo Shiatsu, possa essere veramente il palcoscenico giusto per poter aprire molte menti, molte persone ad un approccio che appunto sia di tipo unitario e non dualistico, come invece ancora forse siamo. Come lei sicuramente sa, la Fisio collabora con la SIPNEI da diversi anni, e quindi sì, proprio il suo discorso centra quello che è un obiettivo della federazione. Dall'anno scorso abbiamo rilanciato nella maniera più ampia possibile il concetto di salutogenesi, che mi pare che si ricollega a molte delle cose che le ha detto. Ma è anche vero, e poi siamo già nei tempi di chiusura, ma è anche vero che molti medici di base, questo in tutte le parti d'Italia, non pensano neanche lontanamente di toccare i loro pazienti, non li toccano neanche sotto tortura, mi viene da dire. Ormai. Questo purtroppo questo è vero, ed è il danno, diciamo, che la
in parte la tecnologia ha portato, cioè si fa prima a prescrivere esami strumentali piuttosto che a toccare, a parlare anche, questo è importante. Non ci dimentichiamo che l'anamnesi è veramente la fase fondamentale di conoscenza e di relazione col proprio paziente. Purtroppo, come tutte le cose, dipende dall'uso che se ne fa. Quindi è tutto importante, non potremmo oggi fare a meno della tecnologia che abbiamo appunto conquistato anche con tanta fatica nel corso soprattutto degli ultimi decenni, però è bene che questa sia sempre considerata complementare e comunque in continuità con quello che dicevo prima, cioè io non vedo assolutamente le cose in contraddizione, io credo molto che l'esercizio di un'arte come quella medica, come quella di tutte le professioni sanitarie, non possa prescindere dalla reintegrazione, dall'integrazione dei saperi, cioè riuscire a trarre il meglio e a trovare la giusta coniugazione, la giusta integrazione all'interno di ciascuno di noi, debba anzi essere fondamentale, per cui è anzi imprescindibile direi, cioè proprio condizionante l'esercizio dell'arte stessa, per cui è veramente ecco. E poi un'altra cosa ecco che magari a volte sottovalutiamo nel rapporto medico-paziente, nel rapporto figura sanitaria, dico medico ma vorrei abbracciare un po' tutte le figure sanitarie chiaramente in questo, operatore-paziente, usando i termini dello Schatz, operatore-ricevente, in realtà noi pensiamo che il senso sia che ci sia un solo senso, in realtà si tratta di un feedback, cioè noi diamo energia ma riceviamo anche tanta energia, per cui perché privarci di questa grande fortuna che abbiamo? Entrare in relazione con i nostri pazienti per noi comunque è un grande vantaggio, e anche proprio a livello energetico, e allora ecco, per quello dicevo, magari non ci soffermiamo abbastanza, si va troppo di fretta, si corre tanto, non ci soffermiamo abbastanza a pensare che alcuni passaggi che fanno parte della nostra formazione, e questi sono diciamo in comune sia alla medicina tradizionale occidentale sia a quella orientale chiaramente, e cioè proprio della comunicazione, del contatto, del tocco, sono fondamentali, da questi non si può prescindere. Io dico sempre ai miei collaboratori, noi lavoriamo in equipa, anche questa è una grande fortuna che noi abbiamo, noi possiamo fare qualunque cosa durante la nostra attività assistenziale. Io sono medico, sono direttore sanitario, ma spesso e volentieri mi trovo tranquillamente, oltre che a esercitare quello che compete strettamente diciamo al mio ruolo, non so, ad accompagnare i pazienti o imboccarli durante l'ora del pranzo, non è quello. La differenza sta nell'avere consapevolezza sempre di quello che faccio, di quello che io posso ottenere, e allora anche nell'esecuzione di un atto semplice come può essere imboccare o accompagnare un paziente, se io lo faccio esercitando la giusta relazione, il giusto tocco, acquisisco delle informazioni che poi sono utili per la gestione strettamente medica. Quindi, dicevo, è importante pensare al feedback che noi abbiamo dai nostri pazienti, che l'unità funzionale, l'unità che deve essere oggetto della nostra attenzione e della nostra assistenza è costituita dall'operatore, dal paziente, dalla ricevente e anche chiaramente dai fattori ambientali. Questa è questa triade in realtà rappresenta l'unità funzionale che è su cui lavorare, e se noi impostiamo il nostro modello assistenziale su una visione di questo genere, credo che siamo di grande attualità e credo che possiamo ottenere ottimi risultati sia in termini di salute che in termini di benessere per i nostri pazienti. E anche di gratificazione professionale, non la sottovalutiamo, è importante anche quella. Certo, bene dottoressa, mi pare che su queste riflessioni che sono basate sull'esperienza e sulla competenza, quindi non dimentichiamo, diventano riflessioni molto pregnanti, quindi mi sembra che possiamo concludere questa nostra conversazione, che credo
che sia stata molto interessante, ha posto degli spunti per altre cose, ma è riuscita anche ad essere esaustiva in un certo senso e per quanto è possibile poco più di mezz'ora. Quindi questo grazie al fatto che lei ha saputo, è capace di spaziare, vedo, con grande facilità dialettica per spiegare le cose, cosa che una dote che non è particolarmente diffusa, quindi gliene dobbiamo dare merito assieme a tutto quello che ha detto, che sono tutti concetti pieni di sostanza. Quindi la ringraziamo per questa sua partecipazione. Grazie, che sicuramente sarà molto apprezzata dal mondo dello shiatsu e che spero che possa essere una testimonianza ascoltata anche da molti suoi colleghi medici o comunque di operatori sanitari. Grazie ancora per la sua partecipazione. Una buona giornata, arrivederci, grazie.